Ciao. Ah, ciao, ciao, bene, come stai? Tutto bene? Benissimo, guarda, Benissimo. sudato ma felice. Sai, sono contento, dai. Stiamo Boh. facendo queste dirette che così appunto diamo un po' la possibilità, come ti ho spiegato, anche ai ragazzi di divertirsi un po', anche se è domenica, magari passare un po' il tempo, divertirsi e conoscere alcuni dei ragazzi che a volte seguono sui social o cose varie, che sono poi i ballerini più giovani, diciamo, The New Generation l'abbiamo chiamata. Ormai gli anni cominciano piano piano, The New Generation, io piano piano. Sì, però dai, c'è ancora un bel po' di carriera davanti, vai tranquillo. Come stai intanto? Come va questo periodo di quarantena? Ma guarda, molto bene, devo dire. Cioè, inizialmente magari è stata un po' dura, però sai, non lo so, ho ritrovato un po' questa positività, questa energia. Se dovessi rivedermi nelle prime 2 settimane, ero molto più inattivo di quello che faccio adesso. Diciamo che alla fine poi mi sono detto, cavolo, cioè, la giornata 24 ore, siamo a casa, ma possiamo fare un sacco di cose. E quindi, scusate, la batteria. Sì, no, sì. E quindi no, devo dire bene, ballo, forse ballo più di prima. Dai. Quindi No, perché in realtà poi alla fine, a forza di stare a casa, prima o poi uno dice: ormai non ci posso fare niente, a questo punto mi concentro alle cose che mi piacciono di più, alle cose magari sì. non ho più di tanti Poi, pensieri. appunto, la fortuna è che ci sono tutte queste cose online, quindi uno veramente può spaziare da qualsiasi cosa ormai, cioè può anche usufruirne in un certo senso. Certo. E tra l'altro, spiego un attimo, io ho conosciuto Federico attraverso anche con Miguel, quando dovevate venire a metà marzo, perché noi avevamo la masterclass con Timor Steffens, però il giorno prima venivano le ragazze della Royal Family, Kirsten, Kaya, eccetera, e ci eravamo ben organizzati: non facciamo questo, venite il giorno prima, così facciamo le lezioni, la masterclass della Royal. Dopo, la mattina dopo, dovevi fare tu con Miguel una lezione prima di Timor, e invece, mannaggia, è andato tutto a benedirsi, ma speriamo che comunque possiamo recuperare il prima possibile, ma Speriamo, appunto. soprattutto che tutto ritorni come era, perché comunque era un buon periodo per la danza, si stava parlando tanto, anche se questa cosa comunque sta molto avvicinando diciamo, i ballerini con i ragazzi a casa, perché tutte queste dirette stanno anche un po' facendo capire il lato umano delle persone, oltre ovviamente quello professionale, che era più facile vedere attraverso video. Comunque, noi appunto iniziamo a farti un po' di domande su di te, che così magari le nostre ragazze iniziano a conoscerti un po' meglio. Poi ovviamente anche questa verrà salvata, perché oggi tra cene in famiglia, cose varie, magari mi hanno detto: mi raccomando, salvale, che così riusciamo in un secondo momento. D'accordo. E iniziamo col fatto che quanti anni avevi quando hai iniziato e un po' il tuo percorso accademico, tra parentesi, quello che ti ha portato, scuola di danza e cose varie, che ti ha portato a essere quello che sei. Allora, io ho iniziato quando avevo 14 anni, quindi facevo terza media e diciamo che è stata. Mio fratello aveva l'anno prima di vedere il saggio. Mi aveva, non lo so, si era iscritto a fare hip hop, si era preso bene con l'hip hop. Io vi giuro, tipo, no, ma cosa vai a fare hip hop? Cioè, proprio contrarissimo a questa cosa. Probabilmente non sapevo neanche di cosa stessi parlando. Tant'è che, vabbè, vado a vedere il saggio e non lo so, lì mi scatta qualcosa, dico, cavolo, cioè, mi piace un sacco questa cosa. E quindi l'anno dopo diciamo un'estate, perché ovviamente i saggi sono tutti a giugno, luglio, così, l'estate ci ho rimuginato sopra un sacco, ero tantissimo insicuro, ho detto, ma voglio iniziare, non lo so. Avevo paura, perché ho detto, poi se non sono capace, ma insomma, come tutto, cioè, il nuovo spaventa. E poi alla fine ho Certo. iniziato, la mia primissima lezione è stata di break dance, e per tipo 2 o 3 anni ho fatto dei corsi appunto abbastanza basici, un po' di hip hop, break dance, qualche cosa di acrobatica. E poi piano piano ho aggiunto anche altri stili, ma semplicemente ero in una scuola qua a Vigevano, dove abito io, Ok. e ho studiato principalmente qua fino alla quinta liceo. Poi quando ho finito la scuola, da lì cambiano tante cose anche nella vita, secondo me, perché quando finisci la scuola è un po'.
cioè ti trovi un po' in mare aperto, nel senso, ok, o vai a un'università, magari studi e in qualche modo continui a fare una vita regolare, oppure io invece ho scelto di provare, diciamo, col ballo, quindi ho cominciato a viaggiare parecchio, devo dire la verità, non mi aspettavo, alla fine ho fatto veramente tantissimi viaggi e ho lavorato tanto su me stesso, non sono mai andato a un'accademia, ho sempre scelto, nonostante mi avessero dato anche a volte borse di studio, di non frequentare un percorso accademico, perché non nulla contro le accademie, però mi sa che si è bloccato, sai, le accademie hanno fatto in maniera che ti bloccassero. Un attimo, adesso abbiamo perso praticamente. Ok, perfetto. Ti stavo dicendo che mi sa che le accademie hanno fatto in maniera di bloccarti. Ah, non mi senti? No, non si sente. Esci un attimo e... Ok, un attimo che vediamo, che magari ritorna. Ciao ragazzi, intanto, ciao a tutti. Ciao. Allora, vediamo di nuovo, proviamo. Speriamo che... In attesa. Eccoci, scusate. Eccoci qua, sì. Secondo me magari c'è stato qualche blocco. Sì, mi sono anche messo qua che... Scusa, è un po' buio, però... No, ma non ti preoccupare, importante che ci si sente, importante che ci si sente. Non so dove sei bloccato, quindi non so cosa stessi dicendo. No, si stava dicendo appunto dell'accademia, che in realtà non ha niente contro, e io ti ho detto, probabilmente ti ha bloccato l'accademia per non continuare. Perché diciamo che, sai, non volevo... Diciamo un po' il mio obiettivo è sempre stato quello di poter avere rapporti con tutti. Okay. E quindi l'accademia non volevo, diciamo, bloccarmi in un posto per 3-4 anni, perché quando decidi di fare un'accademia uno dice ok, adesso per 3-4 anni però la devo fare. È un percorso un po' più rigido, diciamo, è un percorso che tu è molto lineare. E io invece sono sempre quello un po' un uccello libero, no? Diciamo così. Ho sempre deciso di... Fuori dai schemi. Aver, sì, libero arbitrio, decidere per me stesso. Sempre però, ecco, mantenendo dei buonissimi rapporti con tutti, perché poi magari a volte so, cioè, ho sentito magari persone che dicono andando all'accademia mi sono legato troppo a questa persona non è tanto d'accordo che io faccia magari un lavoro con quest'altra persona, piuttosto che... Sì, poi iniziano... E invece magari a volte è più difficile se uno sceglie questa strada, però non è neanche impossibile, dico la verità... Vedo che piano piano le cose si muovono in questa maniera. Io sono felice di sentirmi indipendente da un lato, però allo stesso punto di poter dare e di poter ricevere da persone che stimo tantissimo. Quindi... Sì, diciamo che si crea anche una certa neutralità nelle proprie scelte, in base ai propri piaceri e non ai propri doveri, tra parentesi. Sì, esatto. O ai piaceri degli altri, quello assolutamente. Un'altra domanda, appunto, è... tu praticamente hai partecipato... Tanti ragazzi mi chiedevano prima, ad amici, no? Sì. Com'è questo mondo? So che era un tuo obiettivo da tanto tempo. Com'è questo mondo che magari tanti, che soprattutto vivono da lontano, lo vedono, ma in realtà i backstage, tra parentesi, non hanno idea di come funzionano? Allora, è un'esperienza sicuramente formativa e ti forma tantissimo. Io ringrazio veramente... Il programma, le persone che ci lavorano, sicuramente ti formano, sì, anche come ballerino, perché quello è sicuro, però caratterialmente mi porto tanti insegnamenti a livello di consapevolezze, di maturità, cioè dico la verità, sono uscito da quel programma e pensavo di essere veramente maturato tantissimo, non magari nel momento in cui ero dentro, ma nel momento in cui esci, e posso assicurarvi anche durante tutto quest'anno, riguardare una nuova edizione dal di fuori,
mi ha fatto sentire tanto più consapevole di tante cose, mi ha fatto capire tante più cose di me stesso, mi ha fatto anche rivedere tanto me stesso in altre magari persone che sono state lì quest'anno, per esempio. Quindi dico la verità, per me, e poi è l'unica, diciamo, cosa, l'unico programma che abbiamo in Italia che veramente, cioè Maria per me è veramente una grande, perché scommette sull'arte ed è uno dei pochissimi programmi che dà a noi ballerini l'opportunità di avere una vetrina. Quindi da questo punto di vista mi sento di dire che è una cosa molto, molto bella. Poi ovviamente, cioè, non c'è solo quella via, però no, sicuramente è un'esperienza che ne vale la pena. Almeno diciamo, a livello di popolarità aiuta molto la danza a farsi vedere, in certo senso, e avvicinare, sì, soprattutto la nuova generazione verso, sì, verso, sì, praticamente, sì, questa, se non ci fosse questo programma, non, cioè, no, ma in effetti a livello anche di scuole di danza, piuttosto che di partecipazioni di bambini che vogliono far danza, esiste un pre-amici e un dopo-amici, quello sicuramente, nel senso che dal momento che c'è stato il programma, iscrizioni, piuttosto che tante altre cose, sono aumentate. Forse l'unica cosa che manca all'Italia sarebbe avere anche un sistema, tra parentesi, in parallelo, come si potrebbe dire, di teatro, che magari anche i teatri iniziassero a investire un po' di più, però, e viceversa. Però in realtà è solo un bene, perché comunque ha dato molta visibilità ai nuovi talenti a potersi muovere, quello sicuramente. Volevi fare delle domande te? Sì, oltre alla danza, quali altre passioni hai? Allora, diciamo che mi piace, una cosa che mi piace tanto è scrivere. Una cosa che ho scoperto, diciamo, nei miei ultimi anni di scuola è proprio questa cosa. A volte sento magari proprio l'esigenza di scrivere, mi piace anche magari applicare questa, diciamo, dote. Tra l'altro mi dicono che scrivo anche abbastanza bene, quindi da un lato dico ok, è una cosa che magari c'è, cioè una mia dote magari nascosta. E un sogno magari che posso dire che ho nel cassetto sarebbe quello di magari scrivere un film, cioè scrivere una storia che è rappresentata poi in un film. Questa è una cosa che sogno da tanto. E ci stai lavorando molto questo periodo di quarantena, che magari sei anche più fermo? Sulla scrittura? No, mi sto dedicando più sulla danza, dico la verità. Okay. Ho delle idee nella testa, però non ho ancora avuto quell'input di dire ok, mi ci metto sul serio. Però è una cosa che appunto a volte mi viene proprio naturale. Quindi Questo è già una cosa molto bella. Allora, noi di solito, appunto, come abbiamo fatto anche prima con Dario, così con Miguel, facciamo un po' di domande anche a scelta, ma proprio per capire un po' il carattere di ogni ballerino. Avrai visto anche prima, forse, no? Che proprio in maniera da capire un po', musical, così si balla. Sì, Dassimo dice, magari il musical ti piace anche? Sì, ho fatto, tra l'altro ho fatto anche un musical, ho ballato per un musical, quindi mi piace molto. Ero scettico, dico la verità, non sapevo se mi sarebbe piaciuta l'idea di fare un musical, e sono uscito da questa esperienza e mi è proprio rimasta nel cuore, quindi alla fine dico, non so, cioè veramente, quando uno ama la danza, quindi non importa veramente cosa tu faccia, l'importante è amare quello che fai e amare il ballo, quindi... Sì. No, ma il movimento dopo, quando ti entra dentro, in qualsiasi momento sei, è lì. Allora, domandoni. Domandoni, tra parentesi. Estate o inverno? Estate. Estate. Sì. Montagna o mare? Mare. Mare. Cinema o concerto? Arca miseria, no, concerto, dai. Concerto, il live, ci può stare, dai. Ballerino disciplinato o ballerino folle? Disciplinato e folle. Vuoi la perfezione? dolce o salato? Dolce. Ne so qualcosa io, guarda, lascia stare. Va. Ballare da solo o ballare in gruppo? In gruppo. In gruppo.
Sei uno più da tuta o elegante, tra parentesi, alla moda? Cioè, me lo chiedi in questo periodo, ti direi tuta proprio. Cioè. Vabbè, ciabatte magari anche. Però in questo ci può stare. Caffè o tè? Non bevo caffè. Non bevi caffè? No. Meglio. Noi anche lei è Mrs. Tè, lo chiamo io perché lei non beve il caffè, solo tè dalla mattina alla sera. Grande, grande. Film o serie TV? Film. Ok. Qualche suggerimento? Ultimamente cosa hai visto? Visto che abbiamo tanto tempo libero da poterlo sfruttare? Adesso mi fa ridere perché ultimamente sto guardando solo serie TV, però preferisco i film. Un film Ok. che ho guardato recentemente è stato Interstellar. È un film, cioè non c'entra niente con la danza, però praticamente è il mio film preferito. E oltre, ecco, un film che magari è più sull'arte, più La La Land è La La Land, un altro sì. dei film Qua che io Miguel amo. dice Parasite, sì. Non l'ho ancora visto, però lo Alba o tramonto? guarderò. Tramonto, romantico. Tramonto, romantico qua, abbiamo già capito ragazzi. Ok, pizza o pasta? Pizza. Ne abbiamo Mi sa che mangiato due ieri. per me la domanda doveva essere pizza o sushi. Se dicevi pizza o sushi mi mettevi più in Ah, difficoltà. sei un amante di sushi? Sì, Del tantissimo. sushi? Dai, Sì. vedi. Poi vabbè, voi lì siete anche magari verso Milano, verso Genova, che ci stai sempre. Un po' Sì. la bella vita, cioè la bella vita nel senso che No, noi ci però ce ne sono tanti, proviamo. sì. Ok. Corsa o in bici? In bici, corsa è una cosa che odio purtroppo. Ok. Cane o gatto? Cane. Cane. Ruoli, diciamo, quando balli, no? Ti piacciono più i personaggi, ruoli tipo drammatici, chiusi, introversi, oppure quelli allegri che spacchi tutto? Drammatici. Ok. Col tramonto. Sembra le risposte di mia moglie, però alla fine, perché lei è romanticissima, no? Ma è romantica in una maniera assurda. Però ce ne volesse un po' d'amore in giro. Allora, cosa c'è? Moto o auto? Ah, guarda, non lo so ancora perché io sto cercando ancora di prendere la patente, ma credo auto. Ok. Ah, non hai ancora. Ok. Ma perché ti bocciano o perché non hai ancora, non ti sei ancora messo in testa? No, no, ho sempre nei momenti in cui. Allora, ti dico, quando mi ero messo a studiare patente, poi sono entrato ad amici, quindi boh, mi ho accantonato. Mi sono rimesso a Ok. studiare patente, c'è stata la quarantena, ho detto, ragazzi, qua c'è il mondo fuori. Mi sa che sta patente è meglio lasciala stare, va che. Città o campagna? Cioè, Campagna. oppure paese? No, di campagna. Sono più un tipo. Sono un ragazzo abbastanza tranquillo. Cioè, dipende dalle situazioni. Cioè, città per la comodità, quello sì. Però per Ok, relax, però hai campagna. più bisogno dei tuoi tempi un po' più tranquilli, I più miei easy, spazi, più. Ok. sì. Personalità introversa o estroversa? Ma io dico la verità. Forse un misto di entrambi, un medio, una cosa in mezzo, cioè Ok, difficile. e durante la tua età eri più verso l'estroverso e poi o il contrario? Estroversissimo, estroversissimo. Ah, ok. Sì. Facebook o Instagram? Instagram, iPhone o Android? iPhone. iPhone. Hai una canzone preferita, un cantante in particolar modo che ti piace? Allora, mi piacciono un sacco di canzoni. Diciamo, faccio un esempio magari italiano. Una canzone che mi piace tanto è quella di Negramaro ed Elisa, Basta così. Quella che mi Così. viene adesso in mente. Bellissima. Lei coi cuoricini. Io Appunto. Cibo preferito? Cibo preferito? Vabbè,
Io sono un mangione. Cioè, le persone non lo direbbero, però io mangio veramente di tutto. La cheesecake alla Nutella, sì, dai. Oh. Wow. Ma questa qua è una bomba, altro che... Cioè... Wow. Grande. Ah, vabbè, oh, fin quando fa movimento, mi dà a lui. Io quando mangio il cheesecake poi mi rimane qua, e allora... Ognuno... Hai un luogo particolare dove sei molto legato e dove hai ballato, tipo un teatro, piuttosto che un palcoscenico particolare che sei legato? Se mi viene... Ho un'esperienza anche lavorativa, tra parentesi, o di un evento, ma qualsiasi guarda, cosa, però... Guarda, io, cioè, mi sembro, magari sembra stupido, però io direi, per adesso dico amici, perché... Cioè, una cosa che io ancora oggi sento sulla mia pelle spesso, quindi... Cioè, ci sono comunque emozioni forti. Una cosa che mi ha segnato, quindi sì. Cioè, è stata tanto un'emozione forte. Ancora non credo di essere stato in quel posto, dico la verità a volte. E com'è stata la prima emozione che hai sentito quando, tipo, hai saputo che eri in diretta nazionale, no? Cioè, comunque immagino... Da essere visto magari dal tuo insegnante, dal tuo coreografo, o comunque da un pubblico per qualsiasi evento, ad avere comunque gli occhi puntati di milioni di persone in quel momento e non soltanto di alcune decine o di centinaia. Ma io in verità mi sono sentito molto, molto felice perché alla fine quello che ho sempre desiderato è stato condividere me stesso con le persone, quindi in quel momento quando sai che hai tanti occhi puntati su di te, hai quell'attenzione che magari cercavi di avere da tanto tempo e quindi ti senti bene, ovviamente fa un po' di agitazione, cioè agitazione. Okay. E hai mai avuto il momento dove dicevi tipo chi me lo fa fare o no? No, dico la verità, no. Quello no. Perciò l'ansia, cioè mai niente. L'ansia è un po' come quell'ansia che magari hai quando devi ballare prima di una performance. Okay. Cioè, senti la responsabilità che ricopri in una certa situazione, quindi magari quello. Sì, sì, è più quella questione che ti dà magari quell'energia in più, piuttosto sì. Che l'attenzione al massimo da spaccare. Sì. Ok. Hai la tua città preferita? Magari anche all'estero, cioè proprio... Allora, o che vorresti andare? Vabbè, dove vorrei andare? Los Angeles. La Millennium, magari, no? ci sono stato una volta, però è un posto... cioè vorrei proprio riuscire a lavorare per un periodo della mia vita lì, soltanto che, insomma, è difficile a livello burocratico e anche economico, ecco. Sì, sì, sì. Solo quello, però... Avevo okay. Già delle possibilità per poterci, insomma, potermi muovere in quella direzione. Adesso vabbè, tutto fermo, chissà quando riaprirà sì, sì, tutto, sì. Però Los Angeles, da più piccolo amavo Tokyo, il Giappone, ero sempre affascinato da queste cose orientali, sì. Bali, mi piace anche un sacco questo Bali in testa adesso. magari per le vacanze, magari un bel luogo per le vacanze ci può anche stare. E hai praticamente un ballerino in cui ti sei ispirato quando eri più giovane, nel senso che nei primi passi vedevi tipo in TV o piuttosto che da qualche parte qualche ballerino che dicevi cavolo vorrei diventare come lui un giorno? Sono cresciuto con dei ballerini non italiani, Camillo Lauricella è sempre sì. Stata una mia grandissima ispirazione. Nika Klun, Brian sì. Friedman, cioè tutte comunque ballerini commerciali di jazz funk. Sì, sì, sì. Cioè, infatti vengono tutti da Los Angeles, forse anche per questo magari approccio particolare con quella città. Sì, sì, perché è proprio lo stile. Perché lavorano poi alla fine quasi tutti mio. È uno stile che io sento mio, quindi... Okay. A parte anche il moderno che è entrato un po' più tardi nella mia vita, che mi piace tantissimo, però comunque è una, diciamo, ho due facce secondo me. Ho una faccia un po' più modern, una faccia un po' più jazz funk. Quindi okay. Questo. Perfetto. E c'è invece un coreografo,
Cioè, secondo me Peris potrebbe, no? Te la butto lì, no? Però un coreografo che ti piacerebbe un domani lavorare. Vabbè, Paris, sì, sicuramente mi piacerebbe perché direi che oggi è veramente probabilmente la Una delle top. coreografa, una delle più coreografe pazzesche che esistano, anche per la sua età, veramente è giovanissima. Però direi anche Brian Friedman è sempre stata una persona che io ho sempre stimato tantissimo, quindi mi piacerebbe un giorno arrivare lì. Ok. Mi chiedono qua, una tua frase preferita? Una mia frase preferita. Questa è una domanda difficile. Non credo di averne una, onestamente. Fai un po' come Marzullo, fatti la domanda e datti la risposta, capito? Aspetta, puoi ripetermela un attimo? Una mia frase preferita. Una tua frase preferita. O comunque una frase preferita in general modo, cioè o una che dici tu oppure una in generale che ti piace. Anche per tanto tempo ho avuto, beh, è un detto abbastanza conosciuto, no pain, no gain. Ok, senza fatica non Senza sai. fatica, nessun risultato, diciamo. È una cosa che ho sempre creduto. Cioè, alla fine chi davvero crede in qualcosa, chi vuole raggiungere, non è sempre facile, però gli sforzi alla fine ripagano sempre, quindi. Quello sì. E hai mai fatto qualche sacrificio in particolare per arrivare dove sei arrivato? Nel senso che c'è stato qualcosa che magari avevi piacere di non mettere da parte, tipo la vita privata con gli amici o piuttosto che per Io starci dentro? direi che la vita della danza in generale richiede veramente tantissimi sacrifici. Io credo di non aver veramente avuto una vita sociale durante tutti gli anni di liceo, perché comunque la mia vita era a scuola e il pomeriggio stavo tutto il pomeriggio magari in sala di danza, quindi studiavo la notte, finivo alle 3 del mattino, andavo, non so neanche come facessi oggi, mi chiedo ancora come, tipo l'ultimo anno di liceo, veramente andavo a dormire ogni notte alle 3, eppure sono riuscito sempre a fare tutto. Quindi sicuramente ho messo da parte un po' la vita sociale, però comunque trovi tante persone, gli amici che ho sono principalmente ballerini e persone che veramente mi portano il cuore, quindi poche ma buone, ecco, diciamo così. So che siete una bella comunità tra te e Miguel, piuttosto che magari di. Cioè, ce ne sono due o tre che fate sempre delle cose particolari, anche dei mini video, vi seguo che praticamente siete sempre lì a buttare idee, tra parentesi, e creare delle cose carine. Sì, penso che uno debba sempre, non lo so, io non riesco mai a stare fermo, cioè non sopporto l'idea di stare fermo più di tot tempo senza pensare di fare qualcosa, quindi cerco sempre degli stimoli nuovi. Mi chiedono qua, come mai sai così bene l'inglese? Evidentemente ti hanno sentito da qualche parte. Sì, c'è anche una faccina che ride. Ma So così bene l'inglese. per andare a Los Angeles di nuovo a lavorare. No, beh, vabbè, l'inglese, devo dire la verità, non l'ho imparato, sì, l'ho imparato, ho imparato le basi a scuola, però sono andato un'estate a Londra, ho una sorella, mia sorella abita a Londra, quindi una sorella, scusate, un'estate l'ho passata lì e ho fatto qualche, diciamo, settimana di scuola, però vi dico la verità, l'ho imparato tanto parlando con persone, ma stupidamente, chat, cioè io credo che il mezzo più oggi sia molto più facile, cioè se abbiamo delle persone inglesi, uno ci parla, ci parli con messaggi colloquiali, quindi delle cose che tu diresti normalmente in una conversazione colloquiale. Quindi così ho conosciuto tante persone all'estero e A Londra sei andato a studiare danza o sei andato a studiare normalmente? tutti Perché so che lì c'è la Pineapple base, ci sono Onyx, ci sono Studio 68. Tutti e due, ho fatto qualche lezione quest'estate che è stata quando nel 2017 mi sembra, quindi un po' di anni fa, facevo scuola al mattino e poi il pomeriggio andavo a farmi qualche lezione. Perciò alla fine migliori un po' tutto, tra parentesi. Sì. Chiedono, ti sfoghi mai in dialetto quando ti arrabbi o ti viene qualcosa che non.
Allora, il dialetto, io purtroppo non so bene il dialetto, ho delle cose che purtroppo, cioè che purtroppo, che credo di aver preso dai miei genitori, dai miei nonni, però anche lì sono tutte delle cose un po' miste, perché ho mio padre che viene a parenti bergamaschi, quindi so magari qualche cosa di bergamasco, altre cose più venete, quindi... È proprio un misto, un miscuglio. Sì. Allora a quel punto è meglio parlare italiano, ti fai capire da sì, tutti. Sì, 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 però non ho un dialetto, cioè magari ho qualche termine e me ne accorgo, me ne sono accorto soprattutto quando ho cominciato a conoscere più persone di altre regioni, perché magari sai, tu sei abituato a dire certe cose, la gente ti capisce, poi quando parli ad altre persone dici ok, ah, ma che ne so, sei pugliese, oddio, ma cosa vuol dire sta roba? Cioè, e tu dici, ma come, cosa vuol dire? Cioè, scontato, no? Invece no. Devi chiedere qualcosa? Sì, questa cosa a me incuriosisce. Incuriosisce. Cioè, nel tuo percorso danzante hai mai avuto dei momenti no? E la chiave, se ne hai avuti, per poter poi andare avanti? Allora, vabbè, momenti no, ci sono e ci sono anche oggi, cioè credo che tutti ce li abbiamo e abbiamo quei momenti anche di insicurezza. Diciamo che alla fine, non lo so, io trovo sempre la forza di rialzarmi, di andare avanti pensando che tutto va in un modo perché deve andare così. La risposta magari non la conoscerò oggi, domani, la vedrò nel tempo e devo dire la verità, questa cosa poi l'ho vista. Cioè, adesso faccio un esempio ancora con magari amici, perché è un esempio concreto che tutti possono comprendere. Ho provato tantissime volte ad entrare, magari sono sempre arrivato sull'orlo di dire ok, cavolo, ce la sto facendo e poi non è mai stato così. E mi sono detto, cavolo, ma perché no? Cioè, perché no? Perché no? Perché mi deve andare così? E questa cosa la posso applicare a qualsiasi altra situazione. Lì per lì non lo capivo. Poi, quando ho vissuto fortunatamente questa esperienza, ho detto, cavolo, meno male che è andata così, meno male che mi hanno detto di no ieri, meno male che mi hanno detto di no l'altro ieri, perché non me la sarei goduta come me la sono goduta oggi, non avrei la stessa consapevolezza. I no, anzi, forse i no sono i più importanti dei sì, perché avere la strada spianata ti rende a volte cieco, invece le porte in faccia ti fanno aprire gli occhi, ti fanno anche godere molto di più i sì a volte. Quindi l'importante è non smettere mai di crederci. Io credo che la cosa che non mi ha mai abbattuto è il fatto di comunque crederci fino in fondo a quello che faccio. Anche se a volte appunto io posso avere magari le mie insicurezze, le mie fragilità, l'importante è credere e far capire alle altre persone quanto tu creda veramente in quello che fai. Quindi per me è questo. E non è facile perché io sono veramente una persona molto insicura a volte, però in fondo lo so che io credo in quello che sono, in quello che faccio, quindi questo è importante. Ok. E siccome hai studiato, comunque hai viaggiato, no? anche fuori dall'Italia, secondo te come viene percepita la danza e in generale i ballerini fuori dall'Italia e nel nostro paese? No? Perché qua sembra come se fosse un hobby, come se fosse un passatempo, no? Non come un lavoro. E allora invece da fuori a volte valorizzano di più questo aspetto, che poi alla fine ballerino è un lavoro come un operaio, sì. Alla fine uno fa quello che deve, anzi ha anche apprezzato di più. Sì. L'hai percepito magari nei viaggi che hai fatto negli Stati Uniti, a Londra, piuttosto che magari tutti... Sì, ho percepito che gli italiani sono considerati veramente dei ballerini molto bravi, cioè di un livello molto alto, quindi devo dire, cioè, che abbiamo dei bravi ballerini in Italia. Quindi, cioè la nomea è buona comunque dei ballerini italiani. Sì, sì, c'è una nomea buona. L'industria forse un po' meno, cioè a livello lavorativo magari non c'è tanto come magari può esserci all'estero. E questo, vabbè, credo sia evidente perché tanti ballerini italiani comunque provano fuori. Cioè soprattutto di un certo livello è difficile che rimangano in Italia, puntano tutti ad andare fuori. E cioè io
Adesso infatti vorrei tanto andarmene, che ne so, a Los Angeles per un po'. Cioè, questo sì. Forse mi sono bloccato, non lo so. No, ti sentiamo ancora, però l'immagine in realtà si è bloccata, ma comunque non riusciamo a sentirti. Ok, perfetto. Ah sì, sei scaramantico? E se c'hai un portafortuna? Ah, non si sente, aspetta. Hai mai avuto di perdere la passione per la danza? Adesso glielo chiediamo. E quale stile principale? Ma il stile principale, sì, l'ha detto anche prima, fa entrambe, modern, adesso ultimamente modern, funky prima jazz. Funky jazz, che è uno dei suoi preferiti. Aspetto adesso, vediamo di nuovo, gli mando la richiesta e siamo in attesa. Eccoci qua, perfetto. Ogni tanto va, ogni tanto parte. Vabbè. Comunque, sì, ti chiedeva... Sei scaramantico. E se hai un oggetto... Qualche portafortuna. No, non ho nessun portafortuna. Non sono tanto scaramantico. Ok. Ok, quello che viene, viene e basta praticamente. Sì. Poi sì, avevano scritto se hai mai temuto di perdere... La passione. La passione. Ho pensato a volte, ho detto, ma cosa potrebbe succedere se domani mi dico, cavolo, forse non è quello che volevo fare. Non lo so perché, cioè per adesso sento ancora tanto questa cosa di voler andare avanti con questo e ho veramente un film mio che dura fino alla fine della mia vita, quindi... Ok. Sì, però... non lo so, forse mi metterei... ci sono cose che mi appassionano al di fuori della danza, quindi, come ho detto, mi piace scrivere, mi piace la storia antica, mi piacciono... cioè, non lo so, cose un po' più letterarie, forse un po' da nonnino vecchio, muffo, però mi piacciono. Qua Giorgia chiede cosa ne pensi della raccomandazione nell'ambito della danza. Riferita all'ambito della danza, raccomandazione... Cioè, no, dice cosa ne pensi della raccomandazione nell'ambito della danza. È un po' più politica, magari, diciamo, come domanda. Ho capito, magari può essere, che ne so, magari a livello lavorativo o qualsiasi altra cosa, magari. Cioè, dico la verità, penso che la raccomandazione, non lo so, non credo tanto alla raccomandazione. Cioè, sicuramente a volte magari può esserci quella situazione in cui dici, ok, sì, quella persona è raccomandata per forza, magari prende, ma faccio un esempio, magari è un'audizione, uno dice, quelli sono raccomandati, passano. Io perlomeno non ho mai, non lo so, se tu sei bravo, se tu vali, se fai vedere che vali, le persone ti notano. Più che altro oggi, anzi crescendo, con qualche magari anno di esperienza in più rispetto a qualche anno fa, mi dico, capisco che magari un coreografo in una certa situazione decide di prendere una persona piuttosto che un'altra, perché magari la conosce meglio, sa che può lavorare meglio con quello che tu fai, perché è lo stesso magari ragionamento che applicherei io. Dico, ok, questo ballerino mi piace, è bravo, e l'ho visto in altre situazioni, so che sa fare, so che può reggere il mio lavoro, so che sa fare questo. Quindi credo tanto che più che raccomandazione sia una questione di cercare di farsi vedere il più possibile dalle persone che noi stimiamo, comunque con cui noi vorremmo lavorare. Cioè, nulla è impossibile. Non abbiamo sempre degli ostacoli. Magari ce li mettiamo noi. Pensiamo, ce li creiamo in testa a volte, è vero. E io dico la verità, cioè, non è che ho fatto le mie prime audizioni e passavo e prendevo lavori così. No, ho preso tantissimi no. Dopo un po' di tempo, a furia di farmi vedere, sono migliorato. Certo. No. Le persone hanno cominciato a conoscermi di più. E quindi hanno cominciato anche a fidarsi di più. Sicuramente poi Amici mi ha anche aiutato, ma al di fuori di Amici
io qualche lavoretto prima l'avevo fatto, quindi... Sì. Ultima domanda, ti è così... Intanto, appunto, volevo chiederti cosa diresti ai maschi, siccome noi ci troviamo anche come scuole di danza, no? Ci troviamo sempre con meno maschetti, che non riusciamo neanche i saggi a farli come si deve, perché in realtà per ogni 40 ragazze ce n'è uno di maschio. E magari se ce ne sono, non rimangono, tra parentesi, nelle scuole, ma vanno in accademia, vanno... Però, comunque sia, cosa diresti tu magari a dei ragazzi che dopo salviamo, lo mettiamo su Facebook, ai loro genitori, se hanno questo piacere di fare quest'arte nella loro vita? E soprattutto, cosa suggeriresti tu alle scuole come la nostra o come tante altre di modificare o di fare per avvicinare di più ai maschi? I maschi, che magari a volte è anche colpa, tra parentesi, nostra come scuole, che cioè, bisogna sempre mettersi in gioco e capire la situazione. Vabbè, se parlo ai maschi, nel senso, se avete questa passione, se c'è anche un minimo interesse per la danza, ma che magari può sembrarvi strano, perché io dico, magari a me piace il balletto classico, e una persona mi dice, cavolo, no, quella è una cosa da femminucce, però io magari non mi sento proprio femminuccia per niente, magari mi piace soltanto, cioè, non lasciamo da parte questi cliché, questi pregiudizi, e se c'è qualcosa, semplicemente segui il tuo istinto, se ti piace, buttati. Anch'io inizialmente ero frenato, però alla fine mi ha portato in una strada che magari non mi sarei mai aspettato. Quindi, e poi è una bellissima arte, cioè veramente la danza è Grazie. un'arte, è uno sport, è un insegnamento di vita, cioè ti insegna veramente tantissime cose ed è un'arte secondo me completa, cioè anche un ballerino si riconosce subito, cioè ha un bel fisico, ha una grande flessibilità, cioè ha tante doti, è completo, non so come spiegare. Che poi tra l'altro ha anche una certa sensibilità e nella mente a volte guarda fuori dai Eh classici sì, certo. schemi della società, e questo sicuramente aiuta tantissimo. Per tante cose, quindi e poi proprio perché magari in maggioranza ci sono delle ragazze, un ragazzo dovrebbe anche essere un po' più portato a frequentare un posto del genere, ovviamente. E invece alle scuole secondo te come dovrebbero Un modificare, o consiglio. un consiglio di poter... Questa è una domanda difficile perché ci sto pensando nel Sì, frattempo, vai tranquillo. tipo, attirare, sai, forse dico, magari il presupposto per far iniziare un maschio è quello di fargli vedere, fargli capire che cos'è quello che noi facciamo e quindi farlo magari vedere fatto da delle persone come lui. Quindi, cioè, se io penso a me stesso, dico, se vedessi un ragazzo o tanti ragazzi che fanno questa cosa, sarei più intrigato magari a farlo, sarei più spinto. Ovviamente tu dici, però magari se partiamo, cioè se abbiamo solo delle ragazze, come facciamo a fare una cosa del genere? Questo forse è un po' il problema. Però secondo me è quello di poter, cioè creare forse una sorta di empatia con chi ci guarda, forse con dei ragazzi, e fargli capire che questa cosa è per tutti, non è solo per delle ragazze. Ed è una cosa figa, perché, cioè, scusate il termine, Ma no, sì, è una cosa il bella. bello è avere anche loro un esempio visivo da poter magari anche dire, cavolo, vorrei fare quello che sta facendo lui. Secondo Invece me, se vedi solo ragazze è difficile che poi hai voglia di fare quello che fanno loro. secondo me, che non esista soltanto magari la danza classica, il neoclassico, il contemporaneo, ma che sono tante cose, tanti stili, tante cose in cui spaziare, e sicuramente uno può trovare qualcosa che piaccia. Ok, So lui... che ti piacciono i cani, quindi guarda questo. Oddio! Lui è Coffee. È un barboncino? È un barboncino È un medio. barboncino, sì. Mamma mia. Però di un colore particolare, che sembra ormai in casa qua, sembra il cane lupo di casa, perché quando abbaia una roba assurda e sveglia tutto il quartiere. Ha Coffee, a due anni. posto!
Comunque. Va bene, Fede, grazie mille veramente della chiacchierata e del tuo tempo che hai condiviso con i nostri ragazzi. Prego. Speriamo magari che... Volevo solo dire l'ultima cosa, perché adesso ho letto qua che Ilenia ha scritto portare la danza nelle scuole pubbliche. Secondo me è una cosa bellissima. Giusta, sì. Appunto, se si riuscisse a fare anche magari con questi presupposti, alcuni dei presupposti che ho detto, forse funzionerebbe anche magari di più sui ragazzi. Tu magari hai Miguel, che hai il tuo amico Miguel che vive in Svizzera. In realtà noi siamo anche stati da poco con la scuola per fare un'esibizione. Un anno fa, credo, comunque. Sì. L'anno scorso, sì. E lì addirittura le scuole, cioè l'hip hop, comunque piuttosto che altri stili, le fanno proprio come educazione fisica. Dopo, la scuola di danza è un step successivo. Certo. Però iniziano già ad avere la base e comunque avere una possibilità in più per cercare magari talenti che vogliono continuare già nelle scuole, perciò già senza dover magari avere delle spese folli per i genitori. Però sicuramente anche secondo noi la scuola pubblica potrebbe aiutare molto per trovare nuovi talenti, quello sì, quello sì. Ok, grazie mille allora, buona serata e buona domenica, anche se ormai è verso la fine, grazie mille e speriamo veramente che questa situazione finisca il prima possibile, che vorrebbe dire magari girare e averti anche qui con noi per qualche altro evento, tanto la Royal prima o poi tornerà. Grazie. Grazie. Ciao Fede, grazie mille ancora. Ciao. Ciao.